La scoperta di una supernova distante 10 miliardi di anni luce è stata annunciata dall'astrofisico di fama internazionale Remo Ruffini nel corso della quarta edizione di Science by Night, l'evento organizzato dal liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara. Una notizia anticipata nel liceo pescarese, diretto, lo ricordiamo, dal professor Carlo Cappello, che interesserà tutto il mondo scientifico internazionale. Siamo in un team che ha captato un segnale da 10 miliardi di anni luce di distanza, grazie ai grandi satelliti. Abbiamo 5 satelliti che stanno scrutando l'universo dallo spazio, e abbiamo ricevuto questo segnale debolissimo, che però stiamo interpretando e rappresenta la formazione di un buco nero in tempo reale quando è stato emesso questo primo segnale. La teoria che stiamo sviluppando in queste ore, e abbiamo mandato un messaggio a tutto il mondo, una GCN che tutti stanno guardando, perché prediciamo che in quella zona di cielo, fra il 30 del mese e il 2 di febbraio, dovrebbe apparire lì una enorme supernova. Quello annunciato dal professor Ruffini è un evento decisamente raro se si considera che i resti di supernova esistenti indicano che eventi di questo tipo occorrono mediamente circa 3 volte ogni secolo nella nostra galassia e si giocano un ruolo significativo nell'arricchimento del mezzo interstellare di elementi chimici pesanti. E quindi c'è molta attesa per questo. Sono stato anche a Brasilia per incontrare il team del nuovo presidente, e ho già detto che se il 2 febbraio viene fuori, dal momento che parte del team e anche ICRANET Brasile, andremo a salutare lui in Brasile. Nel corso dell'incontro con gli studenti del liceo scientifico Galilei, il professor Ruffini ha annunciato inoltre di voler regalare alla città di Pescara un monumento che lo scultore Pietro Cascella ha donato all'ICRA qualche mese prima della sua scomparsa.